Buonasera a tutti, puntata numero 38 di Speed Stop 2023, il podcast di F1 Analisi Tecnica che torna in diretta come ogni lunedì alle 19:30 su tutti i canali social di F1 AT. Poi, come diciamo sempre, insomma, c'è modo di recuperare in podcast per quello che sappiamo che è un po' il nostro zoccolo duro di ascoltatori. Siamo su Spotify, su Apple Podcast, su Spreaker, ci trovate un po' ovunque, nonché su YouTube, anche on demand. Oggi andiamo velocissimi con l'introduzione perché abbiamo un ospite importante, quindi vogliamo lasciargli più spazio possibile. Ma prima di tutto, lasciatemi introdurre, come ogni lunedì, il mio compagno di viaggio, Mariano Froldi, dalla redazione di F1 AT. Ciao Mariano! Ciao, eccoci qui e beh, vi dico solo una cosa prima di presentare l'ospite. Parliamo di un secolo di storia. Anticipiamo già quello, con due grandi realtà che a un certo punto si fondono. Sono due grandi realtà dell'Italia del Novecento e che Beh, sono arrivate sino ad oggi. Non dico altro. secondo me abbiamo dato un indizio ai nostri ascoltatori, più che altro a quelli che ci stanno guardando in questo momento e non soltanto sentendo, con questo sfondo, con due personaggi, credo Eh sì, che abbiamo tutti nel cuore per diversi motivi, ma insomma hanno fatto parte non solo della storia di questo paese, ma soprattutto delle gioie sportive, non voglio dire tra le ultime, insomma, che abbiamo potuto raccontare, ma in ambito motoristico poco ci manca, ecco. Quindi lo dico per chi ci ascolta, abbiamo un ospite speciale oggi, so Mariano, è una puntata a cui come dire, tieni particolarmente anche per via della tua fede calcistica e qui sì, però abbiamo due quello sì, argomenti, no? però sì. Il calcio e i motori che si vanno ad Sì, ma anche intrecciare. perché abbiamo avuto Leo che ci ha parlato della sua cuore nero-azzurro, giustamente, È vero, quindi dobbiamo. abbiamo due excursus che in qualche modo hanno anche a che fare col calcio, proprio nelle ultime puntate, ma bando alle ciance, ospite di oggi, per la prima volta con noi, il direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Buonasera Guido, grazie per essere con noi. Buonasera a voi, grazie dell'ospitalità. Grazie a te per essere venuto, insomma, nostro ospite al podcast. Mi sono permesso di darti del tu semplicemente per una questione di, insomma, poi fruibilità, per chi ci ascolta, per cercare di creare un Allora clima un po' più ti dico questo, familiare. Sì. devi darmi del tu perché Funziona così, in bisogna questa dare. stanza dove siedo indegnamente, ha seduto quando io per la prima volta ho messo piede al giornale Gianni Minà, che è stato il mio primo direttore, e quindi stiamo parlando di un gigante del giornalismo. Io ero stagista e sono entrato tremante in questa stanza che adesso è diventata la mia stanza, perché non mi ricordo cosa dovevo portare, forse un'agenzia a Mina per fargli vedere una notizia che un caporedattore mi aveva detto di portare, quindi ero una mera opera di fattorinaggio. E do del lei a Mina e Mina mi guarda e mi dice: guarda che io e te siamo colleghi, mi devi dare del tu, il direttore è un collega. E quindi ho imparato questa regola, me l'ha insegnata niente po' di meno che Gianni Mina. E quindi assolutamente mi devi dare del tu perché sono nella stanza dove ho imparato questa regola. Beh, direi regola non da poco, quindi grazie mille anche per, insomma, per la libertà che ci stai concedendo, che mi ero quasi permesso di, come dire, non dico prendermi da solo, ma insomma, cercavo di motivare in maniera un po' paracula. In ogni caso, ci hai detto, qui siamo, noi ci definiamo un po' il podcast pop di F1 Analisi Tecnica, perché insomma parliamo di una Spaziamo testata molto, certo. giornalistica online in cui si parla di temi anche complicati sulla Formula 1, sulla tecnica, eccetera, eccetera. Noi cerchiamo invece con questo podcast un pochino di alleggerire. Spieghiamo un attimino per chi ci ascolta anche il motivo per cui ti abbiamo invitato. È uscito da poco un tuo bellissimo libro che in questo momento andrei a far vedere a chi ci sta guardando più che a chi ci ascolta, che è Juventus, il secolo degli agnelli, 100 anni di storia insieme. Sono 100 anni di storia che chiaramente raccontano la Juventus attraverso la storia degli Agnelli, ma insomma sappiamo che poi la storia degli Agnelli ha sia a che fare con la Juventus, ma anche molto a che fare con la storia della Ferrari. Quindi abbiamo pensato potesse essere un veicolo perfetto sia insomma, per permetterti un po' di raccontare il libro, ma anche e soprattutto per capire dalla tua voce, quindi di massimo esperto su questo argomento. In che modo poi, no? Quelle che sono state le due grandi passioni di Gianni Agnelli relativamente alla Juventus e alla Ferrari vanno un pochino ad intrecciarsi e a creare questa incredibile storia sportiva di questo secolo. Quindi, in primis, appunto, approfittiamo per dire che il libro
è già uscito, è disponibile, come vedete, su Amazon e immagino in tutte le principali librerie italiane. Che, insomma, ormai siamo tutti abituati. Insomma, è una distribuzione abbastanza capillare. Immagino, poi siamo abituati sempre a far vedere i link dell'online, ma giusto ricordare, insomma, anche la distribuzione delle librerie, grazie a Dio. Però ecco, io andrei subito a chiederti un po' con una sorta di domanda introduttiva, no? In qualche modo la storia degli Agnelli è un po' la storia, relativamente poi alla sua passione, di quella della Fiat e della Ferrari, che sono due realtà che poi in qualche modo si incontrano tramite appunto questa figura e vanno a creare quella che è un po' una leggenda, portando un po' avanti quello che era stato anche il solco in ambito di corse, segnato in qualche maniera prima dalla presenza di Enzo Ferrari e poi anche da quella che è stata la gestione appunto in qualche modo sotto l'ala degli Agnelli. Ti chiedo qual è secondo te il collegamento che è arrivato tra queste due grandi passioni che sono la Juventus e la Ferrari e in che modo, insomma, anche attraverso il tuo libro ci racconti un po' di questa storia. Ma allora, la passione per lo sport della famiglia risale, è tutta dentro Edoardo, che è il primo presidente del fondatore. Stiamo parlando di Edoardo Agnelli, che è il figlio del senatore fondatore della Fiat, non di Edoardo, poi il figlio di Gianni, perché poi si rincorrono i nomi. Quindi stiamo parlando di Edoardo Agnelli, che muore poi tragicamente nel 1935, ma che comunque nel 1923 diventa il primo presidente della Juventus. Stiamo parlando di un ragazzo che fin da giovane è appassionato di motori, corre anche in macchina, corre con delle Fiat, ma corre anche con altre automobili. Guido, scusami se ti interrompo, nel 24, dal tuo libro, la Fiat fa un record con la SB4, un nome meraviglioso che è D'Annunziano, che è la Mefistofele, che arriva ad 234, quasi 235 km all'ora, stabilendo l'allora record mondiale di velocità. Quindi per dire che la Fiat, insomma, e soprattutto Edoardo, come dici tu, avevano la passione, insomma, già per i motori. Sì, avevano, allora, capivano, soprattutto Edoardo era, appunto, tu mi parli di D'Annunziano, Edoardo era abbastanza D'Annunziano, aveva questo amore per la velocità, la modernità. Aveva un atteggiamento abbastanza futurista nei confronti dello sport, quindi lo sport era soprattutto anche un po' di eccesso, di spericolatezza, quindi cosa che invece il senatore aveva di meno, perché era una persona più, come dire, più sobria, più attenta al discorso, diciamo, industriale, più ligia al lavoro. Però aveva compreso il senatore che lo sport motoristico, per esempio, era un veicolo importante di pubblicità per le sue vetture, di popolarità per le sue vetture, e quindi non trascurava assolutamente questo aspetto. Non si può dire che il senatore ne fosse appassionato, ma certamente ne era attento. Edoardo invece ne era anche appassionato, proprio perché lui personalmente aveva corso, e Edoardo era anche appassionato di calcio. Essere appassionati di calcio nei primi 20 anni del secolo scorso significava essere appassionati di qualcosa di comunque abbastanza eccentrico e singolare, anche se sono proprio quegli anni in cui inizia a diventare uno sport popolare. All'epoca è infinitamente meno popolare del ciclismo, per esempio. E tu ricordi che si scriveva football col trattino all'inizio, no? Beh, la parola calcio è introdotta dal, diciamo, linguaggio anarchico del regime fascista. Fino ad allora si utilizzava la parola inglese, che era football, e si utilizzava con questo trattino in mezzo, trattino che poi è scomparso. Io dico che è scomparso come le cuciture di cuoio dei palloni di allora, che erano veramente dei sassi praticamente, e che possono essere ancora ammirati nei vari musei del calcio che sono sparpagliati per l'Italia. Più o meno tutti hanno un pallone di quel periodo.
e per vedere poi anche come è cambiato l'attrezzo e come è cambiato anche il modo di come l'attrezzo ha cambiato lo sport, ecco, come anche nel calcio c'è la tecnologia che c'è nei motori, incide in maniera inferiore, ma tutto sommato se si pensa all'evoluzione del più banale degli attrezzi, cioè il pallone, all'epoca era davvero difficile alzarlo e rispetto a quanto lo sia adesso, che pesa infinitamente di meno, senza pensare poi al discorso della pioggia, perché erano di cuoio e quando pioveva diventavano veramente delle palle mediche praticamente. Eppure, senza fare polemiche, sono convinto che Colina avrebbe fatto giocare anche con quel pallone a Perugia. probabilmente sì, adesso non diciamo che forse avrebbe avuto più difficoltà a dimostrare che rimbalzava, ma tanto rimbalzava. Mi sembra che gliene sia fregato molto anche con il pallone Adidas on Ike, non so che pallone ci fosse nel 2000 a Perugia. Comunque sì, insomma, quindi c'è la passione per il calcio e la Juventus che entra a far parte della famiglia Agnelli nel 23, e la passione per i motori che è antecedente al 23, perché comunque la Fiat ha corso quasi da subito, insomma, Guido, io farei con te un salto. Allora, l'anno in cui la Ferrari, per motivi economici, prima si parla della Ford, poi Enzo Ferrari non vuole che la Ferrari diventi Ferrari Ford, anche perché non avrebbe autonomia, ha un accordo con Gianni Agnelli, l'avvocato, e quindi nel 69 entra nell'orbita della Fiat a tutti gli effetti. Naturalmente diventerà totalmente della Fiat alla morte del fondatore, questi sono gli accordi. Però Gianni Agnelli è un altro che ha un vivere unico e inimitabile, così possiamo dire, ha tantissime sfaccettature a Gianni Agnelli, ha qualche incidente anche con le auto, e nel 66, questo non l'hai scritto, l'ho cercato io, si fa fare da Pininfarina, ma era una Ferrari tre posti, era la 365P, perché lui voleva provare l'ebbrezza della guida di una monoposto, quindi praticamente c'era lui davanti e due posti dietro, l'unica monoposto, l'unica stradale di una certa, diciamo, con certe prestazioni, che ha tre posti. Poi Gianni Agnelli dopo qualche anno si stanca anche di quella, sostanzialmente si stancava ogni tanto dei gioielli che poteva avere anche a livello motoristico, e poi arriva nel 69 a tutti gli effetti Ferrari entra nell'orbita della Fiat di Gianni Agnelli. Gianni Agnelli, non dobbiamo nasconderlo perché lo sappiamo, ha una passione straordinaria, oltre che per la Juventus, per la Ferrari, celebri le sue battute fulminanti e soprattutto poi si coccola questo gioiello, lui va a chiedere ai tecnici, cioè veramente un parallelo incredibile anche con le telefonate che fa, oppure il fatto che va a parlare con i calciatori, come tu riporti tante volte, no? Allora sì, nel mio libro si parla soprattutto di Juventus, perché si ovviamente, c'è 30 certo. anni della proprietà. Però tu lo dici che le sue due grandi passioni sono Juventus e Ferrari. L'avvocato Agnelli è una persona curiosa, è una persona estremamente curiosa, è una persona che faceva, quando i giornalisti che lo andavano a intervistare finivano per rispondere a più domande di quante ne riuscivano a fare, perché il modo di apprendere il mondo di Gianni Agnelli, lo aveva spiegato bene lo stesso Kissinger, che era uno dei suoi amici, è proprio quello di fare le domande. Lui ha la fortuna di frequentare in alcuni casi i diretti protagonisti delle vicende del mondo, dai grandi capi di Stato ai ministri, oppure ai protagonisti delle vicende dello sport, e lui li tempesta di domande. Tutti quelli che ricordano Agnelli, se ci fate caso, raccontano delle domande che faceva loro al mattino presto, quando erano i calciatori o i piloti, insomma domandava loro qualsiasi cosa. Platini, Sivori,
Del Piero, Vialli, tutti i giocatori che in qualche modo sono stati i più rappresentativi, ma a volte andava anche dai meno rappresentativi, perché poi lui si appassionava e andava a chiedere, si informava sugli avversari, lui voleva sapere tutto dell'avversario della domenica dopo, per esempio. E voleva sapere delle sensazioni che si provavano in campo o in pista, per cui lui chiedeva ad Alboreto, per esempio, domande su come un certo sorpasso, su come o su cosa si provava in un certo punto della pista, sulla parabolica di Monza o in altre piste dove era messa alla prova il coraggio del pilota, dove si vivevano delle situazioni più estreme. A lui era curiosissimo di quell'aspetto, perché lui vedeva nello sportivo un personaggio con un coraggio, con un carattere, con un carisma superiore, e lui voleva in qualche modo capire quali erano le motivazioni e qual era il sentimento, perché lui era un uomo che amava le passioni forti. Allora ti propongo un altro salto, questa volta ci avviciniamo, siamo nel 1995, alla Juventus arriva uno sconosciuto, Lippi, e alla Ferrari c'è un tifoso juventino che è Jean Alesi, è stato un mito per tanti, compreso il sottoscritto, che tifava per Alesi. Poi quando arriva Schumacher, vabbè, ok, è un'altra storia. Allora, a un certo punto... l'avvocato Agnelli se ne esce con questa frase: è più probabile che la Ferrari vinca il mondiale che la Juventus lo scudetto. E siamo nel 1995. Cosa succede? Che la Ferrari vince una gara. Sì, e la Juventus vince subito il campionato. Allora la domanda che ti faccio è più facile oggi: chi prima dei due arriverà ai vertici? Io la risposta la so già, la dico per me, la Juventus rispetto alla Ferrari, però io la voglio sentire dal direttore di Tutto Sport. No, io non lo so, non ne sono così sicuro, nel senso che no, io credo che sia difficile, insomma, sbagliò l'avvocato Agnelli questo pronostico, non mi azzardo a farlo io su chi tornerà a vincere prima. Bisogna contestualizzare la cosa. Perché lui disse quello? Perché in quel momento la Juventus veniva da 9 anni di digiuno, di difficoltà, c'era un Milan che sembrava imbattibile oggettivamente. Il Milan di Milan, Berlusconi. Di Capello, esatto, di Berlusconi, nella sua incarnazione capelliana, quella più, se vogliamo, più tetragona, più inesorabile, no? Con dei giocatori fortissimi e un impianto di gioco, come dire, ancora più quadrato rispetto al Milan sacchiano, e quindi in campionato era uno schiacciasassi. Quel Milan aveva vinto 3 campionati consecutivi e tutti erano convinti potesse vincere serenamente il 4. Lippi era un allenatore che arrivava da un'esperienza al Napoli, che all'epoca non era una grandissima piazza, cioè non era una grandissima squadra, e un'esperienza all'Atalanta, era un allenatore, era un po' come se fosse il Thiago Motta di oggi, voglio dire, un allenatore certamente emergente, ma non era il Marcello Lippi che poi vincerà anche il mondiale dopo aver vinto tutto con la Juventus, e quindi i dubbi dell'avvocato erano leciti. Tu mi hai parlato di Alesi, mi ricordi il fatto che Alesi fosse davvero tifoso, non era una posa la sua, cioè era proprio, beh, se tu lo scrivi evidentemente. Allora, io ho iniziato a collaborare per Tutto Sport da Milano e avevo l'appuntamento di Monza per un paio d'anni, è stato per me fisso, e soprattutto un appuntamento che a me piaceva tantissimo erano i test di agosto. Che meraviglia, che non esistono, nessuno, più. Nessuno voleva andare perché erano durante le vacanze, quindi ero collaboratore, stavo a Milano, e quindi intorno a Ferragosto, poco prima, poco dopo, c'erano questi 2 o 3 giorni di test, e io andavo a seguire questi test per Tutto Sport. Tra l'altro, in una di quelle occasioni arrivò anche l'avvocato che intervistammo in gruppo a bordo pista, proprio sul muretto, mentre lui guardava girare tra le altre le Ferrari. All'epoca Alesi, sto parlando della fine degli anni 90, credo del 99,
era già alla Prost, dovete correggermi voi che siete più esperti di me. Sì, perché ha fatto Benetton, giusto, e poi fece 2 anni in Benetton e poi andò alla Ligier che divenne Prost, dovrebbe essere. E c'era anche Alesi che provava con la Prost in quei giorni, e invitava i giornalisti Alesi nel paddock della Prost, perché aveva rubato, tra virgolette, il cuoco della Ferrari, il famoso pasticcino, e lo aveva portato alla Prost. Quindi nel paddock della Prost, lui e sia Prost che Alesi avevano fatto questo sorta di ingaggio, di furto di cuoco. Si mangiava benissimo, e quindi ospitava volentieri Alesi giornalisti, e chiacchierando con Alesi si era parlato di Juve. Lui aveva detto: ah, sei di Tutto Sport, spiegami un po', ma chi compriamo quest'anno, era agosto, quali sono le notizie di calciomercato. Avevamo chiacchierato amabilmente. Quando poi c'è il Gran Premio, io sono sempre di servizio a Monza a settembre, e Alesi chiude la gara, credo che fosse arrivato settimo o ottavo, comunque fuori da quella che all'epoca era la zona punti, che si fermava al sesto punti, al sesto posto. E io inseguo Alesi che cammina con il casco in mano nero per non essere arrivato a punti, per arrivare a raggiungere sostanzialmente il suo motorhome. Non risponde a nessuna domanda, mi guarda male, perché poi io gli dico: vabbè, ma comunque hai finito la gara, sei arrivato, comunque ti sei piazzato, tra l'altro con una dimostrazione d'amore dei tifosi di Monza che era stata immensa nei suoi confronti, quindi quella secondo me valeva forse più di un gran premio. E dico: sei comunque arrivato settimo, ottavo, non mi ricordo. E lui mi ha detto: ma queste non sono mica le Olimpiadi, che basta partecipare. Così. E allora mi aveva proprio azzittito, ma brutalmente. Io, giovane cronista, mogio, lo accompagno fino al motorhome, dove lui entra sbattendo la porta. Dopo un minuto riapre la porta, si riaffaccia, mi trova ancora lì dalla transenna, mi dice: vieni, mi facendo di venire, e io, la security mi fa passare, perché Alesi, facendo di venire, mi dice: ascolta, cos'è che ha fatto la Juve? La Juve giocava, e credo giocasse con il Cagliari, ma potrei sbagliarmi, bisognerebbe andare a vedere, e credo avesse fatto 1-1 con gol di Ravanelli, e vado, allora gli dico: guarda, così così e cosa fa, vabbè. Cos'è che volevi chiedermi? E a quel punto mi concede una breve intervista post Gran Premio, proprio in virtù di questa sorta di gemellaggio juventino, perché gli avevo raccontato come era andata la partita. Quindi, per dire, Alesi, che aveva appena finito il suo Gran Premio, aveva le balle che gli giravano per il piazzamento, pensava comunque: oh, cosa ha fatto la Juve? Cioè, voleva sapere il risultato della Juve. Quindi questo sicuramente è stata, e ho reincontrato Alesi a Juve Real Madrid, semifinale di Champions del 2003, la famosa partita vinta dalla Juventus 3-1, con forse una delle più belle partite della Juventus di Lippi, quella che porterà poi alla sfortunata finale di Manchester, finale, certo. Milan perse i rigori, e il mio posto in tribuna stampa, che era stata allargata perché c'erano troppe richieste per quella semifinale, era di fatto l'ultimo seggiolino, e poi iniziava la tribuna d'onore, e Alesi era lì di fianco e mi abbracciò alla fine della partita, raggiante, insomma, esatto, no? Esaltato, era lì che stava abbracciando tutti, aveva abbracciato anche me, e nella calca. Poi per un po' lui ha condiviso il manager con Del Piero, i Miyakawa, i fratelli Miyakawa. Sì. E quindi spesso, quando io bazzicavo una zona di Torino dove c'era il loro studio e la loro, come dire, i loro uffici, che era Piazzetta Maria Teresa, un angolo incantevole di Torino peraltro, e mi capitava di incrociarlo, perché qualche volta passava a Torino, magari per questioni di contratti, eccetera, e scambiavamo sempre volentieri qualche parola
Ovviamente la prima cosa che mi chiedeva era informazioni sulla Juve. Nel frattempo io ero diventato un cronista di Juve, non ero più un collaboratore da Milano, ma era un cronista di Juve di Tutto Sport, quindi avevo da dargli notizie di prima mano. E devo dire che Alesi è l'unico pilota che nella mia vita ho potuto conoscere in maniera un po' più approfondita, è esattamente come ve lo immaginate, una persona d'oro, una persona davvero simpatica, una persona che ama svisceratamente l'Italia e la Ferrari. Senti Guido, scusa. No, volevo dire proprio una cosa velocissima per dire che a proposito di poi amore e passione per il proprio sport e per il proprio lavoro, volevo farti i complimenti per la memoria, perché in effetti mi sono permesso di controllare il 12 settembre 1999 Cagliari-Juventus, quindi era proprio un ricordo nitido e perfetto. Vai, allora, Mariano. No, volevo arrivare a Andrea Agnelli, che io sono convinto, lo scrive Guido, e sono convinto poi il tempo è galantuomo e tutte le cose le rimetterà a posto, cioè il fatto che comunque è stato un presidente visionario sotto tantissimi punti di vista e i risultati comunque sul campo si sono visti, ma anche lui è sempre stato, per anni si è sempre parlato di una staffetta, non ne parla Guido ovviamente nel libro, ma noi lo sappiamo nell'ambiente, perché non va Andrea in Ferrari a sistemare le cose? Questo per tanti anni è stato il mantra. Pensa che persino Leo Turrini era contento, anche perché facendo ciò avrebbe indebolito la Juventus, naturalmente, ma anche perché credeva... Il grande Leo, che adesso prima tu l'hai citato, mi sono dimenticato di dire che per me è un orgoglio essere ospite dopo Leo, che è del suo libro sull'Inter, che peraltro è un libro godibilissimo, e quindi insomma facciamo questa innaturale alleanza Juventino interista tra i due libri, ma no, è davvero... Ma dovrebbe essere... Leo è una delle persone più simpatiche che abbia incrociato nella mia vita professionale, davvero una persona che fa sempre molto ridere. Ma guarda, io non credo che Andrea abbia mai sfiorato la Ferrari. Sì, che l'ha sfiorata, però all'inizio della sua vita, certo, lo ricordi. Sì, no, allora nasce, no, allora perfetto. Andrea Agnelli nasce lavora in Philip Morris, lavora con tutto il reparto sponsor della Philip Morris, peraltro. E pensate che lavora sotto Maurizio Arrivabene, guarda i giri strani. Che era esattamente, che Maurizio Arrivabene, che era responsabile delle sponsorizzazioni di Philip Morris, ha due, come dire, possiamo definirli stegisti, mi sembra un po' esagerato, ma comunque definiamoli così. Giovani di bottega che sono Andrea Agnelli e Francesco Calvo, perché poi anche quello è c'è un giro storico. Quindi sì, Andrea nasce in Formula 1. Dopodiché poi, da quando lui diventa presidente nel maggio del 2010, io ho seguito, sono stato cronista di Juve e poi direttore di Tutto Sport nell'ultimissima parte della presidenza Agnelli. E ho avuto un rapporto abbastanza diretto con lui e comunque con le persone che erano vicine a lui. E tante volte ho verificato la notizia di Andrea Agnelli vicino alla Ferrari. Andrea Agnelli diventerà presidente della Ferrari, c'è il cambio alla Juve, andrà l'Apo, andrà un altro, insomma c'erano un sacco di voci. E tutte le volte mi sono state smentite oggettivamente, e mi sono state smentite in modo piuttosto circostanziato. Quindi tendo a fidarmi di quello che lui mi ha sempre detto, cioè che non c'era nulla. Non c'era nulla, anche perché lui è sempre stato un grande appassionato di calcio, ha sempre avuto delle idee su come cambiare il calcio, e alcune delle quali gli sono costate i guai che ha passato, certo. Sostanzialmente. Non so se lui avrebbe avuto lo stesso trasporto per la Ferrari. Indubbiamente è appassionato di Formula 1, indubbiamente sa di Formula 1 per averla frequentata e per il fatto che appunto
la Ferrari fa parte del patrimonio della sua famiglia, quindi non è che era a digiuno. Però non so se mai, se lui avrebbe avuto la stessa passione e lo stesso trasporto che ha avuto per la Juventus. Non so. Comunque, se Marco... detto ciò, io mi fido delle sue parole, perché insomma non ha mai avuto modo di raccontarmi qualcosa di diverso da quello che poi si è verificato nel corso di 12 anni, e quindi credo che davvero non sia mai stata un'ipotesi. Quindi nel nostro piccolo abbiamo un piccolo scoop, cioè che alla fine dei conti erano voci dal sen fuggite, mettiamola così. Non so se Marco aveva una domanda forse sulla nuova generazione. Mi interessava proprio un po' la parte, poi visto che stiamo facendo questo anche viaggio nel tempo ed arrivare un po' anche in conclusione di quella che poi è tutta la dinastia, per dire così, arrivando un pochino, prima poco fa citavi Lapo, quindi arrivo un po' a Lapo è tiposissimo, no? Ferrari, visto con i miei occhi, è una passione unica. Allora, confermo questa cosa, io ho avuto l'occasione di incontrarlo una sola volta. Oltre a essere tiposissimo juventino, Altro grande juventino, io ricordo, ero a Monza nel 2019 e ci fu il suo arrivo nel paddock e veramente ci fu un'ondata di... rimasi super colpito dall'amore, ma non soltanto dei tifosi nei confronti di Lapo, ma degli stessi meccanici, insomma per tutti quelli che insomma lavoravano all'interno della Ferrari, vedevano la sua figura come proprio di simpatia e di energia, una figura in grado di rappresentare probabilmente tutto quello che significa la passione Ferrari in qualche maniera. Al contempo John Elkann, che invece il ruolo poi di presidente Ferrari ce l'ha avuto e ce l'ha, magari viene visto come una persona un po' più fredda all'apparenza, però sta cominciando a raccogliere anche lui i suoi primi risultati. Quest'anno la vittoria della 24 ore di Le Mans, fondamentale, comunque un po' figlia di una sua visione, no? di andare a reinvestire parte di quella che è tutta la gestione Ferrari anche su quelle che sono le corse Endurance. In qualche modo, Marco, poi mi collego così. Sì, certo. È la stessa cosa che pensano anche molti tifosi Ferrari e juventini, cioè nel senso, poi noi non lo sappiamo, ma la sensazione è sempre quella comunque che John Elkann sia più distaccato rispetto alla Juventus, così come sia più distaccato rispetto alla Ferrari. Poi magari è solo un altro modo di agire che ha, se non lo sappiamo. Chiediamo anche a Guido. Esatto. C'entra molto il carattere delle persone, voglio dire. Io credo che per parlare di due personaggi del passato, cioè di Gianni e Umberto Agnelli, che erano fratelli, per quanto molto distanti fra di loro dal punto di vista dell'anagrafico, più di 10 anni, ma la differenza tra i due era abissale dal punto di vista del carattere. Tanto era espansivo l'avvocato, quanto era più chiuso, più riservato Umberto. L'avvocato arrivava agli allenamenti, vedeva un gruppo di giornalisti, si fermava, la prima cosa che faceva, si fermava da loro, sempre per la solita storia delle domande, cioè si fermava e iniziava a chiedere cosa sta succedendo qua, cosa sta succedendo là. Io me lo immagino oggi arrivare al campo di allenamento, la prima roba che chiederebbe ma cosa ne pensate della situazione della Roma con Mourinho, perché sarebbe un personaggio che l'avrebbe completamente appassionato. Ma è vero che poi chiederebbe qualsiasi tipo di pettegolezzo, tra virgolette pettegolezzo sportivo, comunque qualsiasi retroscena, ecco, mettiamola così, su Osimhen nel Napoli, chiederebbe notizie sull'Inter, perché questo è quello che poi faceva, no? E poi magari chiederebbe cosa ne pensate di Allegri, si vorrebbe farsi un'idea, e poi inevitabilmente si è sempre concesso a qualche domanda l'avvocato. Difficilmente in una sua comparsa pubblica ha lasciato i taccuini vuoti. Io, che ho seguito molto da vicino la Juventus quando il presidente era Chiusano, ma di fatto il Deus ex machina era Umberto, cioè la Juventus di Lippi, quella che diciamo va dal 94 al 2006, in realtà poi al 2004
con la morte prematura di Umberto. Ecco, in quel decennio spesso mi sono trovato in tribuna d'onore, all'uscita della tribuna d'onore dello Stadio delle Alpi, inseguendo Umberto, e devo dire la verità, il taccuino è rimasto più le volte in cui il taccuino è rimasto vuoto che quando si è riempito, e quando si è riempito si riempiva di due righe. Poi toccava andare a scrivere 70 righe partendo da una dichiarazione. Certo. Era veramente un esercizio giornalistico spericolato. L'avvocato, quando parlava, chiedevi più spazio, dicevi: guardate, si potrebbe rimpicciolire la foto, perché sennò non ci stanno tutte le dichiarazioni. Ecco perché ho fatto questa lunga premessa, perché comunque, vedete, non si può discutere l'amore della Juventus di Umberto, perché Umberto ha fatto delle cose pazzesche per la Juventus, dalla sua presidenza della fine degli anni 50, nella quale fece delle follie per prendere Charles Sivori e allestire una delle Juventus più spettacolari di tutti i tempi. Chi l'ha vissuta te la racconta come tale. E poi ancora per aver gestito in maniera esemplare la Juventus dal 94 al 2004, affidandola appunto a Giraudo e comunque seguendola poi indirettamente. Ecco, non si può discutere l'amore di Umberto, però indubbiamente era un personaggio più freddo, riscato, più freddo, certo. Ecco, ora voi mi parlate di Lapo e di John. Ho avuto modo di parlare spesso con Lapo, molto meno con John, peraltro mai in come dire privato, sempre in occasioni pubbliche, mentre invece con Lapo abbiamo avuto anche qualche dialogo come dire vis-à-vis. Ecco, sono due caratteri completamente diversi. L'empatia che comunica Lapo è un'empatia naturale. Uno può pensare quello che vuole di Lapo, perché poi ci sono delle problematiche, sappiamo tutto qual è la vita di Lapo, una vita complessa, complicata, non priva di contraddizioni, questo è lui stesso ad ammetterlo. Però mettere in dubbio l'empatia che ti dà Lapo quando entra in una stanza è follia pura. Cioè, lui è una persona empatica, è una persona che ti sta simpatica dopo 5 secondi che stai parlando con lui, che ti comunica passione, che ti trascina nel suo mondo. Che lui ti stia parlando dei suoi occhiali quando ancora faceva gli occhiali, ti stia parlando di Ferrari o di Juventus o di che tempo fa, riesce comunque a coinvolgerti. E quindi, insomma, non mi stupisce il racconto che facevi prima riguardo al suo arrivo ai box Ferrari. È indubbio che i meccanici, il personale lo ami, perché certamente è uno che ha parlato con ognuno di loro, probabilmente ha saputo dire delle cose giuste a ognuno di loro. Però credo che nello stesso tempo, appunto, non si possa misurare solo con questo l'amore per la Ferrari o in generale per qualche cosa, che quindi, insomma, il distacco di John Elkann non necessariamente è direttamente proporzionale alla sua passione per la Ferrari o per la Juventus. Poi è indubbio, John Elkann in questo momento è responsabile di un impero finanziario di enorme proporzioni. Sono cambiati i tempi rispetto agli anni 50, 60, 70, 80, 90, quando noi ci ricordiamo l'avvocato e Umberto. Ora, non dico che avessero meno responsabilità di quante ne abbia John, perché forse non è neanche calcolabile fare questo calcolo, riuscire a giudicarlo, però è indubbio che anche questo, in questo momento John credo sia molto preso con lo sviluppo dell'impero di famiglia, sta avendo anche dei successi clamorosi dal punto di vista dei risultati. Sì. Credo che lui deleghi, voglia dare delle responsabilità ai gruppi dirigenti a cui è affidato la Juventus e la Ferrari, poi loro risponderanno dei risultati, vediamo che cosa succederà. Vassar riuscirà a fare il miracolo, insomma, no? Esatto, dall'una e dall'altra parte. Ce lo auguriamo. Guido, ti abbiamo già rubato anche più tempo della solita mezz'ora, quindi direi di arrivare un po' ai saluti conclusivi. Approfittiamo davvero per ringraziarti per essere stato con noi. Guido, la copia cartacea ce la può far rivedere, anche la copia cartacea, eccola lì. Assolutamente sì.
Eccola qui. Ricordiamolo, Juventus, il secolo degli agnelli, uscito, correggimi se sbaglio, a inizio settembre, quindi ancora ampiamente in libreria, e comunque appunto, se no ci sono gli store online dove si può ordinare, e, insomma... Anche in ebook su Kindle, se non erro. Esatto, chi vuole leggere... iPad, insomma, in tutte le piattaforme. Ma io, guarda, la cosa che mi piace di più quando ho i riscontri di questo libro, mi piace di più sentire la frase è pieno di roba, che mi viene spesso detta dagli amici, nel senso che è pieno di storie, di aneddoti, perché questo è stato lo spirito con cui l'ho costruito. Ho fatto un'ampia ricerca storica, leggendo e andando soprattutto a spulciare i giornali dell'epoca per quanto riguarda il periodo, diciamo, dal 1923 fino al 2000. Dal 2000 ne sono testimone diretto, quindi ho attinto anche alla mia esperienza personale. Allora, io dico che lo può leggere anche un non juventino, a meno che non sia un anti-juventino militante, perché c'è anche quella categoria, perché... Certo. Tu fai in maniera, io lo dico in punta di penna, come ci siamo detti, un racconto storico che parte dagli albori tecnologici, gli anni 70, gli anni di piombo, insomma. C'è molta società dentro, c'è molta Italia. Io sono un appassionato di storia del paese. Ringrazio, per esempio, uno storico importante come Giovanni De Luna, uno dei più importanti storici che abbiamo nel nostro paese, peraltro tifoso juventino, autore di un libro sulla storia non degli Agnelli ma sulla storia della Juventus to cure, uscito qualche anno fa, la cui lettura consiglio, perché effettivamente è scritto da Giovanni De Luna, quindi a prescindere andrebbe letto per la portata del insomma, rispetto a quello che sono io dal punto di vista storico, ecco, lui è uno dei più grandi storici italiani. Mi sono molto consultato con lui, con il professor De Luna, soprattutto per certi aspetti della storia del paese, di come la Juventus abbia accompagnato, di come lo sfondo della storia del paese abbia accompagnato la storia della Juventus. Quindi non lo so, il motivo per cui gli Agnelli a un certo punto entrano dentro la Juventus e ne prendono la maggioranza, che è legato allo sviluppo industriale degli anni 20, al fatto che gli industriali poi sentivano di dover essere anche dei mecenati, sentivano di dover restituire qualcosa anche alla città dove loro avevano la loro industria e in generale alla cittadinanza. Ecco perché, per esempio, la Juventus, gli Agnelli entrano nella Juventus nel 23 e il barone Cinzano entra nel Torino l'anno dopo, nel 24, proprio perché c'è una serie di industriali. A Milano c'è il Milan di Pirelli, insomma ci sono tutta una serie di e poi c'è anche la parte molto bella che tu dedichi al Torino, ovviamente al grande Torino, la tragedia di Superga, insomma, che ha un'importanza nella storia della Juve, perché intanto il grande Torino durante la guerra tra virgolette si salva grazie alla Fiat, perché voi sapete che non si partiva se si lavorava per l'industria bellica, quindi i giocatori, per in qualche modo salvarli dal fronte, vengono assunti delle aziende. A Torino la Fiat assume tutti i giocatori del grande Torino e i giocatori della Juve vengono assunti dalla Cisitalia, che era un'altra casa automobilistica, quella di Piero Duse, che peraltro è un grande pilota. Dovreste dedicare una puntata a questo. Aveva qualcosa a che fare con Eleonora Duse, questo Piero Duse. Diventa, come dire, presidente. Anche lui, vedi come si intreccia la storia della Juventus e quella dei motori, perché c'è un momento in cui muore Edoardo Agnelli e Piero Dusio, che è anche lui un industriale dell'automobile, con la sua Cisitalia, che fa per lo più macchine da corsa, lui è a sua volta un pilota, lui corre dei gran premi anche, però nello stesso tempo è presidente della Juventus per qualche anno a cavallo della guerra. E quindi i giocatori della Juventus sono assunti dalla Cisitalia, che era quindi da una ditta, e invece quelli del Torino vengono assunti dalla Fiat,
c'è un derby, che viene giocato in epoca di guerra, ancora verso la fine della guerra, nel 45, se non vado errato, si chiama Coppa Pio Marchi era un giocatore della Juve morto nella guerra, viene onorato con questa sfida amichevole. E questa sfida amichevole, che poi amichevole non diventa, perché la partita finisce in rissa in campo, ecco. Ci sono anche delle pistolettate sugli spalti, ecco. in un clima di fine Seconda Guerra Mondiale, quindi è un derby particolarmente acceso. Siamo nella settimana del derby, ecco, speriamo che quello di sabato non sia quello della Coppa Pio Marchi. Ma la cosa curiosa, se vogliamo, che può fare anche innervosire i tifosi Granata, è che le due squadre, cioè, viene presentato come Fiat Torino contro Cisitalia Juventus, quindi Torino, dell'immagine, che meraviglia, il nome dell'odiata Fiat da parte dei tifosi Granata, che la individuano come l'azienda della Juventus, in realtà poi compariva sul nome della squadra nella quale in quell'occasione militavano i più grandi campioni di quel periodo, che era il grande Torino, da Valentino Mazzola in giù. E quindi in realtà c'è sempre stato una ammirazione e un rispetto enorme da parte della famiglia Agnelli nei confronti del grande Torino. Quando il grande Torino scompare nella sciagura di Superga il 4 maggio 49, l'avvocato Agnelli partecipa ai funerali in maniera estremamente commossa, e poi fa una dichiarazione che dice: dobbiamo in qualche modo raccogliere l'eredità del grande Torino come Juventus, perché la città ha diritto di avere la stessa eccellenza. Infatti poi costruisce quella che è la Juventus di Boniperti, Prest e Hansen, che è quella dei due scudetti dei primi anni 50, che è una Juventus che segna una caterva di gol, ma all'epoca se ne segnavano tanti, e che è anche quella una Juventus molto forte e molto spettacolare, che quindi in qualche modo raccoglie l'ideale testimone del grande Torino, ecco. Poi la rivalità rimane, per fortuna, le rivalità sono il sale dello sport, se poi sono piene di rispetto come quella tra la famiglia Agnelli e il Torino, ancora meglio. Senti Guido, è domenica però c'è anche il Gran Premio, quindi tu vuoi fare, giusto in chiusura, tanto vince la Red Bull, ma goffiamo un pochino, non lo so, come si suol dire. Ma guarda, goffiamo la Red Bull. Ma naturalmente, tanto non devo neanche più. È che io sul profilo Twitter metto dei gufi e si arrabbiano anche quelli della Red Bull. Non capisco, è una cosa così simpatica. Ecco, un guffetto ogni tanto, no? Vabbè, ma sono austriaci, non è che hanno tutto questo senso dell'umorismo. Non è che è più una cosa nostra il senso di ironia, o inglese. Sono austriaco inglesi. Gli inglesi il senso dell'umorismo ce l'hanno, insomma, il British humor. Sì, è un po' particolare, alla Monty Python, vabbè. Alla Monty Python, esatto, sono i papà di alcune delle più grandi, delle più grandi, come dire, masterpiece comici della storia del cinema e della letteratura, anche P.G. Woodhouse. Però ecco, i gufi non li apprezzano. No, noi gufiamo, speriamo. Beh, c'è un bel ambientino, poi questo vi lascio parlare a voi, che ne siete più esperti in Ferrari, no? Tra Leclerc e Sainz. Ma sai che è un po' come... Sainz è il politico della situazione. Sainz ha un padre molto ingombrante, forse pure troppo. Non ti dico altro perché potremmo continuare per ore. Però è bello, io che, ripeto, non sono mai stato un cronista di Formula 1, però appunto nella mia vita di collaboratore milanese di Tutto Sport ogni tanto ero tangente alla Formula 1, incrociavo qualche volta la Formula 1 in quel di Monza, mi ricordo delle grandi, come dire, dei momenti tra Schumacher e Irvine, di attriti, l'anno in cui Schumacher aveva saltato qualche gran premio per l'infortunio, era il premio di Silverstone, ecco, devo dire Irvine era un altro personaggio 99. Che non posso dire di aver conosciuto, perché insomma gli ho stretto la mano, gli ho scambiato qualche parola con lui, quindi non posso dire di aver conosciuto. Non mi piace millantare come fare tutta la vita, però Irvine a me stava molto simpatico, e a tanti sì. Mi stava veramente molto simpatico. Era un personaggio che
ecco appunto quelle quattro parole che scambiavi con lui nel paddock insieme ad altri colleghi, quindi ripeto, non posso vantare, purtroppo mi sarebbe piaciuto conoscerlo meglio, come mi è capitato con Alesi, ecco, mi sembra un personaggio che sapeva godersi la vita. Vado sì. D'accordo con gli irlandesi a prescindere, quindi ho questa, questa grande passione per l'Irlanda, e quindi a prescindere mi stanno simpatici. Bene, quindi con i Goofy Red Bull noi a questo punto... Mariano, guarda, mi permetto in conclusione una velocissima frase per dire che in realtà abbiamo qualche motivo per essere un po' ottimisti per questo weekend di gara, perché si torna in Qatar per la seconda volta nella storia della Formula 1 e in realtà mancano un po' i riferimenti, quindi non si arriverà con degli assetti già pronti, si è corsi solo nel 2021 prima della rivoluzione regolamentare, e quello che abbiamo visto durante questa stagione è che paradossalmente la Ferrari va meglio nelle situazioni in cui c'è meno tempo di provare, nei weekend dove c'è stata la sprint. Ricordiamo agli amici all'ascolto che la Ferrari ha un simulatore che è il migliore di tutti, quindi se parti da un setup base di solito Ferrari lo indovina e gli altri devono avere più tempo, almeno questo. Almeno. E chissà che magari non sia l'occasione per tornare un po' sul podio questo weekend. Non poniamo limiti alla provvidenza. Chissà. Vediamo il simulatore. Confidiamo in questo simulatore. Guido, grazie mille ancora una volta per essere stato con noi, veramente è stata una puntata meravigliosa. Speriamo meravigliosa, diversa, davvero interessante, piena di assolutamente diversa dal solito, come diciamo appunto per la seconda volta nel giro di poche settimane, anche con un po' degli excursus calcistici. Ricordiamo appunto ancora una volta il libro, che come avrete capito non è soltanto per gli appassionati di calcio, ma in generale per tutti gli appassionati dello sport e della storia del nostro paese, Juventus il secolo degli agnelli. Guido, speriamo di riaverti comunque, chissà, nuovamente quando volete farebbe super piacere. Basta che non mi interrogate troppo sulla Formula 1, io dal punto di vista tecnico, però se si parla di piloti, di uomini, molto volentieri. Molto volentieri. Grazie a voi, buona serata. Grazie ancora, buona serata a tutti, a lunedì prossimo.